Bene, bene, salve a tutti, Vincent Warlike, benvenuti nel mio canale. Stiamo continuando la nostra campagna di sopravvivenza. Abbiamo combattuto bene, diciamo, qua a Oxirion, prima con i Romani d'Oriente, poi successivamente con l'impero sassanide e più eserciti, quindi non uno solo ma più eserciti. Ora siamo un po' in perdita perché ho reclutato dei mercenari. Adesso questo se ne va, ma intendo eliminarlo. Strano, perché era vicino qua anche il nostro alleato. Facciamo una risoluzione automatica aggressiva e andiamo ad Io sono eliminare Finn anche l'Agnido. di Frisia e il mio nome verrà Adesso ricordato per sempre. Solo se riuscirai a ucciderlo. Ok, quindi altrimenti non sei niente. E adesso andiamo verso Ira. Ok. E dopo vediamo se sia il caso di prendere Cresifonte, ma vorrei liberare più che altro questa zona qua. Vorrei liberarmi più che altro di questa zona qua. Qui abbiamo reclutato tutti questi... Vabbè, dai, fallo. Tutti questi mercenari per attaccare un esercito di Sassanidi che erano in fuga dalla scorsa battaglia. Quindi andiamo ad eliminarli. Praticamente si tratta dei tre eserciti che erano fermi su ad Alessandria, pieni di cavalleria, come avete visto. Guadagna dei gradi il nostro generale e gli diamo, vabbè, esperienza per la cavalleria e questo qua perché è l'unico che possiamo dargli. Armatura più 5. Probabilità di individuare nemico, morale nemico, diamo morale del nemico in regione locale e... Ah, questo l'abbiamo assegnato qua, va bene. Qui influenza, influenza, ordine, ordine, pressione, costruzione, autorità. Grado di fatica meno 5, costi di reclutamento, diamo grado di fatica, ok. My lord. Intanto ci interponiamo qui, eventualmente, così evitiamo di far passare degli eserciti qua, You have almeno further orders? speriamo che non ci siano più eserciti molto grossi. E poi dovremo passare il turno, se non che abbiamo Ready for battle. spendiamo un botto di soldi, cioè We fight for almeno you, anche my se le lord. tasse proviamo a recuperare un po' di soldini da qualche parte. Voglio provare a recuperare un po' di soldi dove My lord. posso. L'unica... Vabbè, sbanno questa arciere che poi, vabbè, non ha neanche esperienza. 61, tengo i frombolieri, almeno sono full. Sono Ready for full, battle. sono full. Questo mi costa 255, non è che mi sia servito un granché, quindi la sbanno. Ok, bene, rientriamo un attimo nei My costi. lord, Qui siamo messi at your male. command. Qui siamo messi male. Volevo trovare dei soldi. Volevo Am I trovare dei always to be soldi. disturbed by foreigners? I am here then.
Be welcome, I suppose. Volevo trovare dei soldi per reclutare qualcosa. Allora, the pleasures of my household are yours. Separatisti arabi. First though, the necessary burdens of diplomacy. Partecipiamo alla guerra contro i separatisti arabi e alto. L'alleanza militare è bassa. Chiediamo dei soldi. 1003. Matrimonio. Bellissima, dai. È alto. Chiediamo soldi. Oh, 2003 quali voglio, è basso. Cioè, 1003. I speak with a simple tongue without trickery. Ah, gratis, accept no. Or do not accept, but do so gratis honestly. No, non te la do. Facciamo 1000, dai. 1000. You speak a foreign tongue. Ok, e facciamo anche un cos'è che volevo fare? Partecipiamo alla guerra contro i separatisti arabi. Ah, sono lì su. Ma con chi sono in guerra questi qua? Boh, ci sono. Dove sono i separatisti? Cioè sono in guerra solo con i Ghassanidi? 1000 monete. Volevo reclutare un po' di gente. Guardiamo intanto cosa possiamo reclutare con 1000 monete. Vabbè, a parte solo lancieri. C'è una cavalleria, 395. Guardiamo un po', dai, partecipiamo anche qua ai... Mamma mia, c'è in guerra con il mondo, aiuto, partecipiamo alla guerra, ho bisogno di soldi, ragazzi, ho bisogno di soldi. Chiediamo anche qua 1000 monete, vediamo se ce le hanno. Ah, è basso. Partecipiamo alla guerra. Pagamenti ormai saranno in bolletta anche loro. Prendiamo, proviamo con almeno 800. Scant respect. Allora, pagamenti. $6.50. No, per meno no, per meno non hanno più soldi sti qua. Proviamo nel prossimo turno. Allora guardiamo un po' qui invece gli unni. Molto amichevole, miglioramento. L'alleanza militare è bassa. Dichiara guerra all'Abkhazia. È alto. Tanto noi ormai possiamo chiedere di andare in guerra con chiunque. 1003 moderata, rifiutano. Guardiamo se partecipiamo. Intanto lui si è in guerra ancora con tutti. Chiediamo 1000 monete. Accettano, molto bene. Possiamo rifornire i nostri eserciti. Prendo almeno questa cavalleria qua di mercenari, perché intendo andare subito all'attacco. Insomma, devo riprendermi tutto ciò che è mio. Qua abbiamo visto che siamo a posto. Qui vado a reclutare qualcosa, almeno un lanciere lo recluto.
162 è un arciere, ok. Ma non me ne frega un cazzo se vado sotto in barca rotta. Mi hanno rotto le palle sti qua. Dai. Allora, passiamo il turno. Sei sull'orlo della bancarotta. E che cazzo devo fare? Passiamo il turno. Questi appena abbiamo presi. Vabbè, vai. Voglio sbarazzarmi. E dopo, una volta che mi sono sbarazzato di questa gente qua, cosa succede? Succede che io vado a eliminare le truppe mercenarie, e dopo, una volta che ho eliminato gli mercenari, tornano alla carica. Non vorrei che fosse una campagna anti-rivieni, perché dopo mi diventerebbe anche annoia, noiosa. Mi ricordo che quando feci la campagna con gli avari, avevo vinto tutte le battaglie, ma ho perso la partita perché molto probabilmente non sapevo neanche gestire bene gli schieramenti. Guardiamo un po' qui l'esercito piccolino in fuga. I romani se ne tornano da dove sono venuti, però ricordo che ci abbiamo i romani d'oriente anche qua sulla nostra sinistra, verso sul Nord Africa. No, almeno una cosa che mi tranquillizza è avere un alleato difensivo qua sotto, ok? Ribellione, va bene, ribellione. Cos'era? Bagotta? Logoramento, lealtà vacillante, fama. Decimati guerrieri, cos'era? Sovrappopolazione in Arabia Felix, finalmente era ora. Bancarotta, che bagotta. Avevo letto bancarotta, bagotta. La bancarotta è ira, viene presa dai nostri alleati difensivi, bene? Bene. Allora, devo decidere cosa fare. Allora, intanto eliminiamo questi qua. E poi dove vuoi andare? Ready for battle. Ok. Integrità e costi di mantenimento, proviamo ad abbassarli un po'. Get to it, man. Torna qua, prendiamo Berenice. Fanculo. Allora, rioccupiamo e speriamo che non abbiano fatto troppi disastri. Guardiamo un po'. Cos'era questo? Ah, perché non abbiamo i soldi. Vabbè, distruggiamola. Punto Egitto. Ci sono dei separatisti dell'Egitto. Cos'è questi? Ribelli egizi. Ready for orders. Andiamo ad eliminarli. Attack! Sì, anche se non vai a casa di Dio. Risoluzione automatica anche qua. Ah!
reintegro. Ok. At your command. Questa cos'è? Una flotta? Le onde della furia. My lord. My words are yours to direct. Perché un po'. Ancora sta Alessandria qua, ragazzi. Do you have further orders, my lord? We fight for you, my lord. You call this a garrison? How can I serve you? Ready for orders. At your command. Ready for battle. Allora, dobbiamo rientrare un po' nelle spese. Guardiamo un po'. Questo lo sbagliamo, ok. We fight for you, my lord. My lord. Provo a togliere un po' di queste unità mercenarie. Vabbè che queste veramente costano poco. Tiriamo via questa, ok. Tiriamo via una di queste, ok. Questa non è mercenaria, sì. 166, ok, sì, va bene. Devo fare un po' at sempre così. Cioè andare a sbannare una che ha due gradi. Questa è mercenaria, questa no. Tiriamo via un arciere mercenario scarso. 1000 monete. Allora, guardiamo un po'. Vorrei liberarmi della situazione qua, ma i Makran vorrebbero fare un'alleanza militare. Dove sono? My friend, you honor this place with your arrival. I, your humble servant in matters of diplomacy, await your word. Allora, che non voglio conquistare questo insediamento alla fin fine. I Ghassanidi, fammi vedere, portate pazienza, ma un transito militare, non ho soldi. Ascolta, fanculo, noi ci passiamo lo stesso. Ci passiamo lo stesso, qua c'è un esercito in fuga, ma non dovrebbe darmi grosse noie. Anche se non distruggo, vado a radere al suolo questo edificio qua, ci prendo dei soldi. Vai, eliminiamo intanto questo generale. Ucciso in battaglia, bene, ottimo. My lord, make haste, men. Vai, assediamo Cresifonte. Prepariamo tutto quel necessario. Vabbè, un turno basterà. None will escape. Credo che Cresifonte la raderò al suolo, ci prenderò dei soldi, quello che devo, insomma, devo riguadagnarci dei soldi, insomma. Ha fatto male i suoi conti l'impero sassanide a schierarsi con i romani. Bene, allora fammi vedere un po' quanto manca alla fine. 10 minuti, passiamo il turno, speriamo di non avere cattive sorprese.
Allora, il fatto è che io devo venire qua con l'esercito per attaccare Aila. Devo conquistare Aila. Non l'avevo già attaccato qua e sono riapparsi. Vabbè. Non ho la possibilità. Anche lì giù sono riapparsi. Ma mi fanno meno paura i ribelli. I ribelli sono piccole nazioni che nascono in un paesino, cioè facilmente eliminabili. Weplala, due eserciti romani avanzano sul confine di Oxyriancon. Una addirittura si fortifica. Ok, ribellione, ribellione, logoramento, 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 ferito, fame, sempre le solite cose, assedio militare a Cresifonte, lo facciamo subito in automatico. Ottimo. Occupa e saccheggia. Radia il suolo. Radia il suolo. Occupare e saccheggiare si prendevano dei soldi, ma alla fin fine ho dovuto prendere questa decisione perché così l'impero sassanide dovrà andare verso la sua fine. Ok, adesso c'ha questo e poi non so cos'altro, forse avrà qualcosa qua su, ma direi di essere c'ha due regioni qua, perché c'ha questa e questa, mi sa che è rimasto solo questa roba qua ai sassanidi. Quindi noi marciamo adesso verso questi insediamenti. Qui cosa ci abbiamo? Probabilmente città romane. Andiamo a fare del saccheggio col nostro esercito. Però vorrei andare via di qua, che almeno perlomeno siamo un po' coperti dall'alleanza difensiva. Allora, ready for orders. Eliminiamo qua. Advance. Kill the cowards. Ottimo. On the move, my lord. My lord. Abbiamo anche a che fare con tante ribellioni, astuzia, autorità. Diamo capacità di movimento e corpo a corpo. Torniamo qua a Yathrib. Guardiamo se riusciamo un po' a tenere le tasse un po' più basse, almeno. Almeno. Ready for battle. Allora, qua abbiamo. Ready for orders. Non ci abbiamo nulla. Victory! Make haste, men! Wipe them out! Volevo liberarmi qua di quest'unità qua. Anziché attaccare i romani. Oh, però fammi ritornare a casa. Ok, torniamo qua. My words are yours to direct. Guardiamo se riusciamo a ostacolare. Uccidi. Incita l'ammutinamento. Esito positivo.
Vai, proviamo. Your will is done, my lord. Calma, esercito ribelle. Il nostro nobile nemico è morto. Che cazzo ha combinato? Che non, non si capisce un cazzo di quello che fa. Mamma mia. Reclutiamo. Are you ready to serve? It is a great and glorious thing to fight for our cause. Ok, per il momento direi che siamo a posto. Campi squallore. Ready for orders. Non voglio, allora, che se io lascio Berenice adesso potrebbero venire giù, e quindi non mi piace questa cosa qua. Qui le mosse le abbiamo già fatte. Ok, guardiamo un po' del cibo. Il cibo dove lo prendiamo? Del cibo. Mamma mia, stiamo andando di sotto. Ma questi qua non l'avevo smantellato. Qua smantelliamo, così ritorniamo un po' di cibo. Ah, è questo. Avevamo smantellato anche qui. Ah no, questo no, è questo che ho smantellato. Devo fare qualcosa. Dammi del cibo, dai. Ah, cos'è questo? Ordine pubblico e ricchezza. Cibro, ricchezza, dai, dai, facciamo un altro coso degli animali lì. Anche qua a Zafar farei un altro campo, se si può, no? Una piazza. Questo cos'era? Il pozzo qua, una piazza, dove va? Palazzo di giustizia, altrimenti impianto idrico, torre del vento, ok. Però mi butto sulla cavalleria, ragazzi, perché non riesco mai a reclutarne da nessuna parte. Vai, passiamo il turno. Puoi assegnare un governatore dove? Che palle sto Egitto, ormai sono tutti morti. Ok, mettiamoci sto stronzone. Le cariche, ci siamo, ok. Assicuriamoci la fedeltà di quest'uomo. Il nostro potere è scarso, veramente molto scarso. Chi abbiamo? Chi è questo? Ah, la figlia che si è sposata. Emaniamo il solito editto della rottura dei palle. Influenza religiosa perché è in discesa. Ok. My words are yours to direct. Sì, dopo tornatene qua. Passiamo il turno. Vabbè, sono sull'orlo della bancarotta, ho capito, però al momento devo tenere un po' anche l'ordine pubblico stabile. Intanto andiamo anche verso la fine di questo episodio, dove non abbiamo risolto un granché, però insomma non siamo caduti, ecco.
siamo ancora vivi, anzi direi che grazie ad alleanze difensive con Unni e Manzuno, insomma, abbiamo replicato un po'. Qua viene ad attaccarmi questa nave, ma ha ben poco da fare con un altro piccolo esercito di Sassanidi. Molto bene, qui dignitario Sassanide prova a fare qualcosa. Ovviamente secondo me i Sassanidi non hanno più nulla. Se i Sassanidi, ok, va bene, va bene, ok, direi che stiamo messi un po' meglio di prima, meglio, insomma, abbiamo le forze per combattere questi eserciti come abbiamo fatto in passato, come nelle vecchie episodi. I nostri lancieri hanno tutti, anche gli arcieri, tantissima esperienza. Ad ogni modo, questa battaglia la andremo a giocare nel prossimo episodio, quindi io vi la saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!